con il sindaco Giovanna Cresto parliamo di questo momento così importante, un pomeriggio, una serata speciale per Cornier, che ritrova finalmente una delle sue ricchezze, dei suoi gioielli, ovvero il teatro Tullio Pinelli. Sì, è una serata emozionante, una serata che Cornier aspettava da tanto tempo, perché questo teatro purtroppo è chiuso al pubblico spettacolo fin dal 1983, ovvero dall'indomani dell'incendio, della tragedia del Cinema Statuto di Torino. Per tanti anni abbiamo comunque come corniatesi vissuto il teatro, fosse anche solo con delle mostre in platea, piuttosto che delle piccole manifestazioni, però adesso è venuto veramente il momento di ripartire. Non nego che il merito di questa ripartenza non è assolutamente dell'amministrazione che io sto guidando, poiché i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione del teatro sono stati portati avanti e svolti dalle due amministrazioni di Giuseppe Pezzetto, e quindi questo mi sembra assolutamente giusto riconoscerlo, proprio perché è stato fatto un gran lavoro, loro ci hanno sicuramente molto creduto, e quindi questo è il risultato. Quindi questa sera un primo evento, ahimè, a porte chiuse, ristretto. Abbiamo dovuto fare una cernita negli inviti proprio solo a coloro che avevano in qualche modo contribuito alla rinascita del teatro e a una piccola rappresentanza, ad esempio, delle associazioni corniatesi. Seguirà poi nell'autunno però finalmente un appuntamento per tutta la cittadinanza, e questa sarà davvero poi la festa del teatro e la festa della nostra Cornier. Un teatro che con la sua bellezza, con adesso completamente rinnovato, può diventare anche punto riferimento a livello turistico per il territorio. Sì, assolutamente. Cornier deve riscoprire la sua vocazione turistica, l'abbiamo detto tante volte, e sicuramente si può ripartire dal teatro, perché un teatro bello come quello di Cornier può diventare un centro di cultura, può attirare persone non solo dal Canavese ma anche oltre, proprio perché insomma, lo chiamiamo sempre la nostra piccola bomboniera, ma effettivamente è così. C'è da andarne fiera, e io spero davvero che tutti i corniatesi vengano nei prossimi mesi a vedere questo piccolo gioiello. Siamo qui per una speciale inaugurazione, il teatro Tullio Pinelli di Cornier apre i suoi battenti, però in un'occasione molto molto particolare. Con l'assessore Laura Ronchietto Silvano appunto parliamo di questo momento. Questa sera inauguriamo questo fantastico teatro intitolato a Tullio Pinelli, il Teatro Comunale di Cornier. Sarà una inaugurazione istituzionale, motivo per cui non è stata pubblicizzata. Abbiamo invitato tutte le autorità civili, militari e religiose, e abbiamo invitato tutte le fondazioni e i cittadini che hanno contribuito in qualche modo ai lavori di ristrutturazione e di restauro di questo teatro. Seguirà poi, non sappiamo ancora esattamente quando, ma abbiamo già delle ipotesi, un'inaugurazione aperta al pubblico, a tutti i cittadini cuarniatesi e non, per venire ad ammirare questo teatro in tutta la sua bellezza. È un vero piccolo grande gioiello quello che è stato riportato alla luce e che finalmente torna a essere a disposizione anche dei cittadini cuarniatesi. Sì, è un piccolo gioiello, una piccola bomboniera. Tutti i turisti che entrano, ma anche i cittadini cuarniatesi, entrano e rimangono a bocca aperta, e quindi vogliamo restituirlo alla città per poter finalmente avere degli spettacoli a Cornier di vario genere. E questa appunto è un'occasione anche per lavorare anche come amministrazione, ma poi come associazioni della città, per cercare di avere poi un cartellone in futuro di primo livello. Esatto, diciamo che il progetto vuole spaziare dalla musica classica al teatro, allo spettacolo comico. Vogliamo dare la possibilità a tutti i cittadini che magari non possono spostarsi di poter sfruttare questo teatro. Con Lino Giacomo Rosa, consigliere comunale di Cornier e soprattutto cuarniatese, sicuramente una grande soddisfazione poter di nuovo dare alla città una bella realtà, una bomboniera vera e propria come il teatro Tullio Pinelli. Grazie della domanda. Allora, siamo veramente orgogliosi dopo tutti questi anni di aprire finalmente questa bomboniera. Noi la chiamiamo una bomboniera perché comunque è un teatro spettacolare, ottocentesco, e io non mi dilungo molto, però vorrei dire che questo teatro viene aperto
non solo per la popolazione di Quarnier, non solo per i cittadini della zona, ma restituiamo un edificio, un teatro storico, culturale e storico all'Italia, quindi siamo veramente orgogliosi, abbiamo investito tanto, però la cultura ha bisogno di investimenti perché la cultura deve di nuovo rinascere. Lino, ti chiedo ancora una cosa, nel senso che appunto tu parli di cultura, di rilancio del territorio, perché il territorio canavesano anche sotto il punto di vista turistico ha bisogno di preziosi elementi, di elementi preziosi come questo. Certo, guarda, io ho aperto il teatro il giovedì quando noi abbiamo il mercato e abbiamo avuto un riscontro incredibile di persone che vogliono. Ma soprattutto, guarda, sono rimasto sorpreso dai corniatesi, perché dato che il nostro teatro è rimasto chiuso tanti anni, la gente non si ricordava più, si ricordava i tempi del cinema Perona, perché qui c'era il cinema teatro comunale, quindi si ricordavano ancora queste cose qua. E la gente ha voglia di venire a teatro, ma ha soprattutto voglia di venire qui, in questo teatro, perché hanno i ricordi della loro giovinezza, e spero che anche tanti giovani abbiano dei bei ricordi come queste persone di una certa età.